Siamo col sindaco Giancarlo Garozzo, è venuta a Striscia la notizia, la notizia sul bike sharing, da questa primavera comincerà, ripartirà il servizio. Sì, per fortuna avevamo già previsto, quando sono venute le Strisce la notizia, avevamo appena approvato il bilancio e già erano state stanziate le somme. Ora gli uffici stanno lavorando ovviamente a fare un avviso pubblico per poter permettere chi vuole gestire queste biciclette di poterle gestire. Abbiamo visto che ci sono stati tanti fallimenti in questi anni sotto forme di diverse gestioni. Siccome non vogliamo sbagliare, nell'avviso pubblico stiamo mettendo quello che il Comune ritiene che sia corretto, anche sulla scorta di esempio di altre città dove, bene o male, il servizio bike sharing funziona. Quindi ritengo che noi per maggio siamo pronti, perché abbiamo stanziato le risorse e appunto gli uffici sono al lavoro. Di che somme si parla e quali servizi avete, volete esternalizzare? Allora, si parla di qualcosa come 60.000 euro circa, che sono state, perché c'è un lavoro di ripristino anche delle colonnine, perché come vedete i vandali a Siracusa certamente non mancano, chi distrugge gratuitamente senza alcuna logica quelli che è il patrimonio comunale. È chiaro che stiamo riuscendo a inserire anche in un discorso legato a quella gara del CNR che abbiamo vinto da poco, un sistema di monitoraggio su questi punti go bike, che in una fase iniziale saranno 8 e non più 15 per rendere il più possibile, diciamo, la gestione semplice, in maniera tale vediamo se poi questi 8 punti sono degli 8 punti che riescono a soddisfarne il fabbisogno. Qualora non sia così, potremmo andare a intervenire inserendo altre postazioni. È chiaro che si parte per fare in modo che questo servizio ci sia, speriamo che sia apprezzato. Oltre al bike sharing c'è anche il car sharing, le macchine elettriche. Noi abbiamo accatastate un 8 macchine elettriche comprate sempre in occasione di quel famoso G8. Una l'abbiamo fatta sistemare da poco e quindi presto la prendete in giro, che la useranno alla mobilità e alla viabilità per fare degli interventi sul territorio. Abbiamo anche partecipato, perché il problema reale è quello che non ci sono le colonnine elettriche come in altre città ci sono, stiamo partecipando a un bando dove il capofila è il comune di Lecce, che ci siamo inseriti con loro, è un bando europeo dove praticamente c'è la possibilità, ora non ne conosco la tempistica perché capite bene quando si parla di risorse europee è sempre un po' più complesso e ci possono essere intoppi nel percorso, però è del tutto evidente che riuscire ad avere il car sharing a Siracusa con delle colonnine elettriche potrebbe diventare, far fare il salto di qualità davvero alla città. Restiamo sull'elettrico, ci sono anche i bus navetta. Anche questo nel bilancio di previsione appena approvato del 2013, approvato nel mese di dicembre 2013, abbiamo previsto una spesa di 180.000 euro. Questo perché quei bus elettrici avevano un motore di vetusta generazione, quindi un motore che era soggetto a guastarsi spesso e volentieri. Stiamo comprando i nuovi, diciamo, motori per poi inserirli, per farli sostituire, appunto avere quindi dei bus che, al di là della batteria che ovviamente va cambiata ogni tot di ore, è evidente che potrebbero funzionare regolarmente. Anche questo rientra in un'operazione che a maggio dovrebbe vedere, diciamo, la luce. La novità sta anche nel fatto che non chiederemo più una fornitura di autisti all'esterno, ma utilizzeremo del personale comunale, perché abbiamo fatto una ricognizione, io ho voluto tenere la delega al personale, mettendo in condizione magari il personale comunale che oggi è part time e non è tanto motivato nel lavoro che fa, e allora pensando di poterli portare a full time, però di dover diversificare la propria attività lavorativa, significa capitalizzare in maniera corretta quello che è il personale del comune esterno, renderlo soddisfatto da un punto di vista economico, ma dare anche un servizio alla cittadinanza. A proposito di servizi alla cittadinanza, sempre restando sulla mobilità dei trasporti, il rapporto con l'ASTA e col servizio pubblico urbano? Quello è un problema che non è di semplice soluzione. Noi fin dal primo momento abbiamo tentato di interloquire con l'AST. Quando mi sono insediato e la mia giunta si è insediata, abbiamo trovato un servizio che veniva fatto con 3 bus. Oggi sono 11, però le difficoltà per una città come Siracusa, 11 sono sempre pochi. L'AST ha diversi contenziosi con la regione, come ben sapete, diverse difficoltà economiche che purtroppo non dipendono dal comune, anche dei mezzi che sono molto vecchi e che spesso si guastano, quindi saltano delle corse. È chiaro che lì va pensato a un radicale cambiamento della gestione del servizio pubblico. Voglio ricordare che il servizio pubblico è un servizio che è a perdere in tutti i comuni d'Italia e che quindi necessita di risorse importanti. La novità potrebbe essere quella, e quello da soli arbitrariamente l'abbiamo già fatto, stiamo tentando di intercettare delle risorse europee per avere dei mezzi ibridi, in parte metano e in parte elettrici, per poter garantire un servizio alla città che possa essere, diciamo, meno impattante e meno, diciamo, e quindi è più corretto nei confronti dei cittadini, con delle tappe e delle fermate che possono essere ad orari certi. Ecco. Mi immagino semplicemente che ci possano essere le pensiline, che ci possono essere gli orari d'arrivo collegati col navigatore satellitare, con una sim, con qualcosa dall'autobus alla pensilina. Immagino, insomma, una città più civile, però necessitano investimenti importanti per questo, quindi o li intercettiamo a livello europeo o non riusciamo a farli con risorse.
risorse comunali. Quindi la tempistica in questo caso non si possa... No, se per maggio ho detto che ci saranno le go bike e bus elettrici e quelli per Ortigia, diciamo, pure per Ortigia, Ortigia e percorso turistico, perché immaginiamo che parte appunto dal parco della Neapolis. E se per maggio posso vendere questi due impegni, sull'altro è evidente che ci sono dei tempi che non dipendono direttamente dall'amministrazione comunale.